Intanto sì, ringrazio il lavoro che stanno facendo Marina Sereni e gli altri parlamentari, tutti i parlamentari umbri, di tutti i gruppi politici, per portare a compimento questa proposta di legge che inserirà anche Umbria Jazz tra i grandi festival di carattere nazionale di questo paese, riconosciuti appunto con legge e con la qualità che merita oramai Umbria Jazz alla sua quasi 45esima edizione. E dall'altro credo che oggi sia molto importante dire che l'appuntamento di luglio per noi riveste un significato ancora più importante degli anni passati. Ad Umbria Jazz abbiamo sempre affidato il compito di essere un grande attrattore artistico, musicale, festivaliero, culturale della nostra regione, ma oggi diventa sempre di più, ancora più marcatamente del passato, il veicolo anche di promozione dell'immagine dell'Umbria, di cui abbiamo molto bisogno per far tornare turisti, visitatori, pubblico nelle nostre città, a cominciare dalla città di Perugia. Andando per un appuntamento di giugno, come gli altri anni, che sia un appuntamento di promozione dei festival, ma anche di un progetto Scoprite l'Umbria, di promozione e sostegno al turismo della regione. Dicevo, conferenza stampa, può sembrare che gli artisti italiani e non che suonano al Morlacchio o Salapoliani siano di serie B. Questo non va bene, perché il nostro è un festival jazz, perché, ripeto, ricordatevi quando presentammo due anni fa il festival, c'era Lady Gaga e Tony Bennett, cominciai a dire questo non è soltanto il festival di Lady Gaga e Tony Bennett, con tutto il rispetto, ci sono i più importanti artisti di jazz italiani e americani. Sono tutti o quasi evidentemente, ecco, manca Hancock perché non aveva date, ma Hancock ormai è di casa. Pertanto ecco, il programma è ben vasto e è per tutti i gusti, direi. Tornando a Norcia, quali sono gli spazi agibili e quali sono gli artisti in arrivo per l'anteprima? Vabbè, questo è un po' difficile, perché anche parte mentire dovevamo farlo a Norcia, poi non erano pronti. Adesso aspettiamo la protezione civile che ci darà una, non so se sarà una piazza o fuori dal centro storico, ma sicuramente a Norcia l'1 e il 2 di luglio ci andiamo. Con chi? Renzo Arbore e la sua orchestra italiana, si presta gratuitamente il Presidente, quindi lo ringraziamo. I Fankoff che vogliono tornare dopo l'esibizione di qualche mese fa, prima del remoto più